Buongiorno, oggi nuovo mare, ho appena parcheggiato, adesso vi faccio vedere subito dove mi trovo. Che stupendo, quindi adesso mi faccio una breve passeggiata. Ho parcheggiato un po' lontano perché avevo la sensazione che andando troppo avanti non avrei trovato e boh, non lo so. Forse qualcosina avrei trovato, ma di quei parcheggi difficili che io non so. Quindi adesso mi faccio una passeggiatina e poi scendo in spiaggia. Telefono, sono fottuta. Ci sono i pesci. Vediamo se riesco a far vedere i pesci. Pesci. Provo a sedermi. Aia. Oh, freddo, è freddo. Bagno fatto, giuro, sono bagnata.
l'acqua è gelida, veramente ghiacciata, non riesco a starci. Fine, non è l'ora di tornare indietro, sono fuori in ritardo, tanto mi concedo qualche minuto in più, ma mi sono rilassata troppo e ho fatto tardi. Ciao mare, ci vediamo alla prossima. Mi sa che verrò sempre qua, perché comunque non c'è nessuno. Scale, comunque io mi vergogno un po'. Sto cercando di fregarmene, però un po' mi vergogno a parlare al telefono davanti alle persone, ma me ne devo fregare, devo assolutamente imparare a fregarmene, perché se no non faccio più i video. Settimana prossima niente, se ne parlerò per quella dopo ancora. Sembra di essermi fatta la pipì addosso, che sono col costume bagnato. Vabbè, via. Beh, comunque non verrò sempre soltanto in spiaggia, c'è tanto altro da fare, che comunque da sola mi annoio un po'. La prossima volta che vengo qua mi piace di salire subito, mi costeggio tutta la spiaggia tutta coi piedi nell'acqua e salgo più avanti, perché ho visto che c'è un'uscita. Così almeno, cioè, più bello, no? Cado, più bello attraversare tutta la spiaggia con i piedi a mollo, piuttosto che risalire sulla strada senza marciapiede, dove rischio di essere tirata sotto, no? Sì, direi molto più bello. Però comunque qua è bello. Questo è tutto luminescente, però è bello. Questa spiaggia si chiama My Ben. Sì, ora magari voi lo vedete al contrario, non lo so. Potrebbe essere la mia spiaggia. My Ben. Tut mal. Sì. Ho trovato la macchina. Comunque quanto deve essere bello vivere qui, proprio di fronte alla spiaggia, specialmente in estate. Scendi, c'è la mattina, ti alzi, fai colazione e sei in spiaggia. Beati loro, beati loro. Cioè no, vabbè, non sto dicendo che non mi piace vivere in montagna, mi piace molto vivere in montagna, però in estate non mi piace tanto. In estate preferisco il mare, mi piace molto di più il mare in estate. La montagna sì, c'è il fiume, si va al fiume, al laghetto, che poi vi farò vedere anche tutti questi posti, però il mare è il mare. A me piace tantissimo il mare, è una cosa che ho sempre adorato sin da piccola. Almeno la fortuna che questa struttura è praticamente di fronte alla spiaggia. Sì, non parcheggio lì perché già c'è proprio parcheggio, preferisco lasciarlo ai pazienti. Adesso non so neanche dove devo andare. Bene. Sì, qua c'è. Posso andare? Posso andare a destra. Posso andare solo a destra. Non male che devo andare a destra. Comunque non capisco una cosa. I tipi che arrivano, no? Che vogliono vendere le collanine, tutte quelle robe lì, passano da me e gli dicono grazie. E mi propongono di tutto nonostante i miei vari no. Passano dalle altre persone che tra un po' neanche ricalcolano. E basta un no. Ma perché io un no non convincente? No grazie, non mi
mi serve niente. Non ho soldi. No, mi fa, non ho soldi. Lui, ma costa solo 5 euro. E non ce li ho, ma poi 5 euro sono tantissimi. Ho paura di sbagliare. C'è un camion, devo passare in controsenso. E vabbè. Se mi bloccano la strada io vado in controsenso. L'altra volta, ma sono ancora acerbe, magari la prossima volta saranno rosse. Io sono una ladra di frutta, sto registrando. Stai registrando? Sì. Cosa stai registrando? Me. Perché? Perché ho chiacchierato mentre venivo qua. Bella! Sono abbronzata? Sono un po' abbronzato, macchina. Non lo so. Devi andare di qua. Infilati con il muso. Sì, sì. O magari ci passa lo stesso. Ci passa lo stesso. Oggi sono andata in una spiaggia proprio qua sotto. Infatti io ti vedevo, vedevo questa struttura. Non c'era nessuno, c'erano tipo due persone. Allora sono andata lì. Devo darti una bella notizia, te la do adesso qua così. Dimmi, sì, aspetta così. Sì. Bella notizia. Può essere pubblica? Sì, per carità. Ok, vai. Mi devo o depilare o fare la ceretta alle gambe. Ah, questa è la buona notizia. Perché ti devi divertire tu. Ma no, perché ti devo depilare? Cioè, oggi depilare. No, depilare. Perché a me la crema tante volte non funziona. La rasoio. No, devo proprio togliere tutto perché mi deve incollare una fascia per la caviglia. Quindi devi fare la ceretta, ma sei quindi fuori. O la ceretta o la depilazione. Provo prima con la depilazione, vediamo se viene. Se no eventualmente dovrai divertirti a sac. Facciamo un video. Si vede il mare. Qua si vede il mare dagli ospedali. A Milano si vede la tua strada dagli ospedali. Se si vedesse il mare dalle autostrade da Milano sarebbe un po'. Sarebbe strano. Un po' strano, Adesso qua si pieno parla. Di susine qua. Sì, bello se devi andare in ospedale, no, forse è una tortura se vai in ospedale per il mare, cioè, guarda che meraviglia. Secondo voi è meglio dall'ospedale vedere il mare o no? Cioè è una cosa che metterebbe su di morale o è una tortura perché sei in ospedale non puoi andare al mare? A meno che dopo l'ospedale puoi andare al mare, allora sarebbe anche bello, no? Non lo so, vabbè, ci vediamo dopo. Stiamo salendo, siamo proprio all'inizio, appena abbiamo iniziato a salire, indovinate che tempo c'è, è grigio e piove, adesso vi faccio vedere. Diluviando, non è una roba. Era così bello, c'era il sole, il cielo azzurro. E non è neanche l'ombrello perché l'ho portato a casa. Siccome
brutto è che appena apro la portiera inizia a grandinare. Sì, comunque un po' di sole l'ho preso. Vabbè, andiamo. Un ritorno alla realtà dei migliori. Diluvio, che tra l'altro ha diluviato un attimo prima che io dovessi scendere dalla macchina. Cioè ha diluviato, ha aumentato di brutto. E non c'è parcheggio vicino a casa mia, sono tipo a 200 metri. Poi arrivo a casa, tutto bene, no? Una bella cagatona in corridoio. Ma sì, perché la vita mi dice, poi ti abitui troppo bene, il sole, il mare, sia mai. Vabbè, mi sono fatta una doccia al volo per togliere il sale, perché a me il sale fa venire delle strane macchie sul petto. E non ho lavato i capelli perché è tardi. Ho detto a mio marito, senti, preparati, vado a mangiare, io vado a lavarmi. E adesso vado a mangiare. Cookie, che faccio? Mi hai abbandonato, io non ti guardo, sto in braccio ma non ti guardo. Cookie, non ce l'ho arrabbiato. Non ce l'ho arrabbiato io. Sono tanto arrabbiato. Eccolo il cucciolino. Ma non è un tappeto per... Quello è per fare la pipì. No, ma la pipì la faccio per terra in camera. No, il pipì non si fa per terra in camera. E chi l'ha detto? Tra l'altro io ero lì seduta, mi stavo per asciugare. Lui arriva a fare la pipì. Come se non bastasse, dopo avermi fatto la cacca, trovare la cacca, faccio la doccia, tutto quanto, mentre sono lì che mi sto per asciugare, lui arriva, si accovaccia e fa pipì. Perché piove, lui quando piove non ne vuole sapere, ma neanche se lo chiudo fuori, no. Lui non fa pipì. E adesso gli ho messo il tappetino. Sta gironzolando in modo strano, perché secondo me gli scappa, la vuole fare, ma la vuole fare dove dice lui, non sul tappetino. È una roba allucinata, cookie che faccia c'ha. Sì, lo so, vi ho abbandonati, piccoli bimbi. Cookie invece è bravissimo, perché anche se piove va lo stesso a fare la pipì, è vero? C'ha una faccia. Mamma mia, che faccia triste. Mi sento in colpa, ma allo stesso tempo mi fa ridere. Cookie, ma ti rendi conto? Io devo stare 24 ore su 24 con voi. Oh, che faccino triste. No, niente, è triste. Sai, mentre eravamo giù, mi sembrava una buona idea mangiare un'insalatona. Adesso mi sembrerebbe un'idea migliore mangiare una zuppa. No? Però buona. Io direi che è arrivato il momento di salutarvi, perché tanto ormai sta diluviando e non saprei più che fare, quindi niente, adesso mi bevo una tazza di tè caldo, stamattina lo bevevo freddo, adesso lo bevo caldo. Sì, due stagioni in un solo giorno. Vabbè, vi ringrazio per aver visto il video, spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!